il presidente Oliverio ha presentato le aree della ZES in Calabria, abbiamo immediatamente capito che si stava realizzando il progetto di devastazione, sottolineo devastazione, della città di Verona. Purtroppo questo obiettivo è iniziato declassando il nostro aeroporto come aeroporto nazionale, e noi abbiamo detto il fatto che non sia diventato strategico noi lo pagheremo nel momento in cui la Calabria dovrà strutturare un sistema, per esempio, di zone economiche speciali o comunque di infrastrutture, noi vedremo come sarà tutto collegato con la Mezzia, non con Reggio Calabria e Città Metropolitana. È 2 anni che lo chiediamo. Purtroppo questa cosa è avvenuta. E devo dire ai cittadini di Reggio Calabria, attenzione, perché questo è l'inizio ulteriore della fine della nostra città. Io lo dico e mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo alla città e ai cittadini. Nel silenzio di tutta la politica regionale e dei deputati e dei senatori nazionali che si dovrebbero vergognare, vergognare, vergognare. Che cosa è successo? La zona economica speciale che era stata data ovviamente a Gioia Tauro, perché solo i porti TEN-T nel sistema europeo possono essere, possono avere la zona economica speciale, che ha fatto Oliverio l'ha legata, anziché legarla all'aeroporto di Reggio Calabria, che è città metropolitana, Gioia Tauro è città metropolitana e dentro la città metropolitana, ha legato, come noi temevamo e l'abbiamo denunciato più volte, ha legato l'area all'aeroporto strategico di Lamezia, generando praticamente la zona di sviluppo nella Metina. Ecco qua, io voglio fare capire ai miei concittadini, l'economia sarà concentrata non a Reggio Calabria dove c'è l'aeroporto che hanno fatto diventare aeroporto per fare volare gli aquiloni, ma hanno collegato il porto nostro della nostra città metropolitana, l'hanno collegato alla zona di Lamezia, perché qua c'è l'aeroporto strategico. Quindi era importantissimo fare l'aeroporto strategico e non nazionale. Che succederà? Che tutta l'economia si svilupperà prevalentemente qua e sicuramente sarà ridotta la zona, i chilometri quadrati, nella zona di Gioia Tauro. Ancora non si sa, ma sicuramente saranno ridotti. Dove sarà lo sviluppo? Lo sviluppo sarà tutto nell'area della Metina. Che succederà? Io lo voglio fare capire ai cittadini. Il problema non è l'aereo, cari concittadini, che dovete andare a prendere alla Mezza anziché a Reggio Calabria. Non è questo il problema. Non è il problema di 50 milioni in più di macchine. Il problema è che l'economia, da questo momento in poi, in Calabria si svilupperà qua e non qua da noi. Quindi qua ci sarà un aumento dei posti di lavoro, un aumento dell'economia, ci saranno più negozi, più supermercati, più panifici, più pizzerie, più imprese. Qua il lavoro aumenterà, qui non ci sarà più niente. Quindi se i concittadini hanno un negozio che fa il pane, faranno meno pane. Se hanno un negozio che vende scarpe, venderanno meno scarpe e quindi avranno qualcosa. I loro dipendenti, dopo che vendono poche scarpe, devono licenziarli. Quindi a Reggio Calabria i pochissimi negozi e attività che saranno aperti si chiuderanno e l'economia morirà totalmente. Quindi la questione è gravissima. La politica regionale, che ha fatto il proprio lavoro, perché Oliverio ha fatto il suo lavoro da presidente della Regione Calabria, il problema sono Falcomatà e i politici del giro. I deputati regionali e nazionali che cosa stanno facendo? Fanno bilanci sull'attività del Consiglio regionale. Ma quali bilanci? Ancora non ci hanno dato le deleghe della città metropolitana. Hanno dirottato l'accesso su un'altra zona, quindi qua sarà la vera città metropolitana, Lamezia, Catanzaro e parte di Cosenza. Reggio Calabria, che è città metropolitana insieme alla città metropolitana di Messina, purtroppo per i prossimi 100 anni non avrà sviluppo. Allora io vi voglio dire questo. Noi faremo una battaglia perché come la cattiva politica ha generato questo mostro, perché se è stato generato un mostro, i cittadini si devono, come dire, devono attivarsi, si devono svegliare, devono capire che qua c'è il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Come la cattiva politica ha generato questo mostro nel silenzio di tutti, la buona politica può generare il riscatto della nostra terra. Quindi io dico ai nostri concittadini, non dovete perdere la speranza, noi faremo battaglie, lo faremo con i nostri amici di Rimpettai di Messina, già siamo pronti a fare una mozione nel Consiglio Comunale di Messina e probabilmente anche nel Consiglio Regionale della Sicilia con i deputati di Fratelli d'Italia per poter agganciare la zona economica speciale all'area dello Stretto e all'aeroporto di Reggio Calabria. Perché deve diventare cargo e questa zona dell'aeroporto di Lamezia deve diventare ZES, non deve diventare ZES? Tutta l'area industriale che c'è vicino all'aeroporto, perché a San Gregorio c'è tutta l'area industriale, perché non deve diventare quella ZES collegata all'aeroporto? E sarebbe un modo per incrementare l'economia della nostra città e l'economia del nostro aeroporto. Quindi noi faremo una battaglia, attenzione che siamo in un momento delicatissimo della storia della nostra città,
noi faremo raccolte firme, faremo tutto quello che democraticamente possiamo fare per difendere la nostra città da questo scempio. E ripeto, la nostra classe dirigente che si preoccupa di posto alla Camera, posto al Senato, uninominale e proporzionale, ci dovrebbe vergognare perché non ha fatto nulla per difendere la città nel momento più importante. Tutto si sta spostando al centro della Calabria e noi saremo periferia della periferia dell'Europa e del mondo.